ringrazio veramente i colleghi del Ministero dell'Ambiente per l'ospitalità che ci hanno concesso mettendoci a disposizione questo auditorium che ormai sta diventando sempre di più per varie ragioni il centro anche delle nostre iniziative di presentazione di documenti tecnico-scientifici o, come nel caso di oggi, di workshop che abbinano una parte tecnica, una parte strettamente di conoscenza, una parte più strettamente operativa. E chiaramente un ringraziamento che faccio subito ai colleghi di ISPRA, del servizio CER, in particolare del settore EMAS. Qui c'è il collega Parrini che da qualche tempo ormai lo dirige questo settore in maniera proficua, e anche i colleghi degli altri servizi e settori dell'ISPRA che oggi sono qui e che hanno collaborato e che collaborano alla organizzazione e alla realizzazione di questo evento. Io vengo da un'altra, vengo qui dalla Regione Lazio, quindi insomma scusate per il ritardo, ero abbastanza vicino e come sempre accade quando uno è molto vicino si protrae un po' l'appuntamento precedente, cioè tanto arrivo presto, poi ovviamente ho accumulato un po' di ritardo, però sia ieri pensando al convegno di oggi sia stamattina mi chiedevo se per esempio 4-5 anni fa questo workshop sarebbe stato possibile, e probabilmente la risposta è che 4-5 anni fa non saremmo stati in grado oggi di discutere in questo modo, in questa maniera, di questa tematica, perché è uno di quegli argomenti o di quelle tematiche che anno dopo anno si sta affermando come una tematica realmente importante, realmente impattante nella vita amministrativa e non solo delle realtà locali. E noi questo lo vediamo perché registriamo una consapevolezza sempre più stretta di interazione tra elemento umano, attività produttive e gli effetti che questi elementi producono sull'ambiente. E questa è una è un concetto che ormai fa parte, direi si è radicato bene nella consapevolezza non solo di noi pubblici funzionari e non solo degli amministratori locali, ma anche e soprattutto direi dei cittadini, nei quali registriamo un aumento sempre maggiore di questa sensibilità ambientale che a volte diciamo supera, anzi nella gran parte dei casi una sensibilità ambientale che supera sia la dinamica politico-istituzionale sia anche a volte la dinamica amministrativa. E quindi ci accorgiamo anche dal nostro punto di vista di Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di come sia aumentata la richiesta da parte dei cittadini di un coinvolgimento sempre più fattivo nei processi decisionali che riguardano da un lato la protezione dell'ambiente e dall'altro in maniera direi riflessa la salute dei cittadini stessi, che chiedono quindi di partecipare e di fornire il loro contributo. E quindi in questo senso credo che il ruolo degli enti locali sia un ruolo che trovi un'esplicazione e direi ancora di più una esaltazione in questo rapporto privilegiato che c'è tra cittadino ed ente locale di riferimento, no? Che costituisce la prima istanza e forse anche quella che fornisce le risposte immediate ai bisogni della cittadinanza. La normativa nazionale ha introdotto anche, diciamo, per gli enti locali, non da oggi questo, concetti di efficienza interna, di efficacia nella gestione del territorio, anche per favorire un cambiamento culturale. Oggi, direi, sto per dare un elemento scontato, la pubblica amministrazione nella definizione delle politiche territoriali non può fare a meno di prendere a riferimento e confrontarsi con gli aspetti di carattere ambientale, con le criticità, che però al tempo stesso rappresentano anche opportunità. Adesso noi la settimana prossima abbiamo un turno di amministrative, leggevo su un giornale che uno dei parametri su cui si misura la capacità di un candidato per il governo del paese è la capacità appunto di confrontarsi con i temi ambientali in generale, quindi questo è a testimonianza di quanto le politiche ambientali incidano rispetto al tessuto sociale e anche istituzionale del Paese. E quindi la certificazione ambientale, in particolare l'applicazione del regolamento EMAS, offre l'opportunità per gli enti locali di coniugare gli aspetti di efficienza e di efficacia utilizzando uno strumento
concreto per la definizione di percorsi concreti anch'essi nell'ottica dello sviluppo sostenibile. Finora, e questo diciamo è un dato che va a nostro merito, nel contesto dell'Unione Europea il nostro paese ha saputo cogliere questa opportunità, e ne prova il fatto che l'Italia è divenuta in brevissimo tempo il paese leader per numero di registrazioni di enti pubblici, in particolare di amministrazioni comunali, anche se, e questo credo che sia uno dei temi che dibatterete oggi, negli ultimi due anni abbiamo registrato difficoltà di carattere economico, mancati ritorni, riconoscimenti da parte degli enti pubblici che hanno poi determinato una leggera flessione nel numero di registrazioni. L'esperienza del nostro paese è un'esperienza che ha dimostrato lo sforzo profuso dalle amministrazioni e dagli enti locali relativamente all'efficienza interna, e sono emersi con chiarezza i vantaggi che derivano dall'applicazione dello strumento EMAS anche in termini di miglioramento gestionale dovuto a un fatto che è quasi in automatico, cioè tramite l'applicazione del regolamento si arriva comunque a conoscere meglio i settori e le attività dell'ente, si arriva a diffondere questa conoscenza all'interno degli enti locali e anche ad ottenere, è stato dimostrato, dei risparmi economici legati a un uso più efficiente delle risorse e anche a ottenere un miglioramento d'immagine verso l'esterno dell'ente. Ma a differenza delle imprese private o delle imprese che hanno scopo di lucro, che operano appunto nel privato, lo scopo dell'adesione ad EMAS da parte di un ente pubblico non può essere semplicemente legato a una valutazione di efficienza, ancorché apprezzabile all'interno, a un aspetto organizzativo interno, ma come dicevo prima deve essere considerato uno strumento per una migliore gestione delle politiche e non solo ambientali dell'intero territorio che l'ente locale amministra. E in questo siamo convinti che EMAS può svolgere, è in grado di svolgere, un ruolo di supporto importante alla governance territoriale nelle attività, dicevo prima, di pianificazione e di programmazione che sono indispensabili per poi determinare azioni e comportamenti ambientali delle realtà produttive presenti sul territorio stesso e dei cittadini che vedono concretamente migliorare la qualità della vita, se non in generale, perlomeno su alcuni aspetti che, come dicevo prima, sono ritenuti particolarmente sensibili. Io credo che questa sia in definitiva l'opportunità di riflessione che il workshop odierno offre, che ha il compito di approfondire e per certi versi di rilanciare lo schema EMAS, migliorandolo se laddove è possibile, cercando di semplificarlo, di renderlo sempre più conosciuto e conoscibile da amministratori e cittadini, ma ripeto, ribadendone la valenza quale strumento di sostenibilità dei territori nella definizione delle strategie di governance, in particolare, e questo credo sia un tema che approfondirete nella discussione più avanti, attraverso l'implementazione dove esistono, la realizzazione dove ancora non esistono di reti territoriali e una partecipazione che io auspico sia sempre più proficua di partnership tra pubblico e privato. Credo che abbiate veramente tanti argomenti da mettere a fuoco e da approfondire, il programma dei lavori è piuttosto articolato, intenso, e quindi mi taccio immediatamente rinnovando il saluto da parte dell'Istituto a voi che partecipate a questa iniziativa, a coloro che ci stanno guardando attraverso la web television. A proposito, l'avete già data l'annuncio al liberatore? La dà adesso lui, quindi lascio la parola immediatamente al coordinatore della tavola rotonda della mattina, che è appunto il collega Parrini dell'ISPRA, e vi faccio gli auguri di buon lavoro, aspettando dai colleghi di conoscere gli esiti del workshop di oggi. Grazie. Grazie direttore, e credo che nella anticipazione che ha dato ci sia un po' l'essenza anche della giornata, cioè quella di non solamente di rilanciare l'EMAS come uno strumento, ma soprattutto quello di invitare la pubblica amministrazione, che è proprio l'oggetto della giornata di oggi, a utilizzare lo strumento non solamente per gli scopi, diciamo, di natura diretta alla pubblica amministrazione, ma come strumento di governance sul territorio. Questo qui è l'argomento che andremo ad approfondire. Ringraziamo di nuovo sia il direttore generale sia l'IPCI per questa introduzione.
Per quanto riguarda il dottor Pernice, che abbiamo ricontattato adesso, scenderà in mattinata per i saluti, e quindi di nuovo grazie alle presenze, e con loro inizieremo i lavori della fase successiva. Grazie di nuovo.